Parliamo della Ferrosud, azienda del settore metalmeccanico che conosciamo bene, insomma, che ha attraversato un periodo di criticità, lo sta attraversando da diversi anni. C'è un'azienda, come sapete, interessata da diverse settimane, forse mesi, all'acquisto di questa proprietà e il cui processo di acquisto sta subendo, insomma, così delle lungaggini di diversa natura. Ce ne parla il segretario della FIUM CGIL Basilicata, che è Maurizio Girasole, che intanto saluto. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, la Mermec è l'azienda che da tempo sappiamo è interessata all'acquisto della Ferrosud di Matera, ma quali sono le problematiche che stanno allungando un po' i tempi, Girasole? Sì, no, la Mermec ha avuto il semaforo verde, utilizzo diciamo questa metafora da parte del Mise. Per acquisire la Ferrosud. La Mermec è l'unica azienda che ha partecipato all'asta per l'acquisto della Ferrosud. Si sono tenute due aste. Alla prima, diciamo, l'offerta non era congrua, alla seconda il Ministero ha ritenuto che l'offerta è stata congrua, per cui ha dato mandato all'amministrazione straordinaria nella persona dell'avvocato Casilli, che è l'attuale, diciamo, proprietà della Ferrosud, di vendere alla Mermec l'azienda. La problematica è legata che nel disciplinare di vendita non era ben specificato il riassorbimento di tutte le maestranze, per cui Mermec ha fatto una proposta che non teneva conto di tutta la forza lavoro. Per cui nella fase concertativa, che è propedeutica al perfezionamento della vendita, come organizzazioni sindacali abbiamo, diciamo, messo alcuni paletti per noi diciamo, non negoziabili. E quindi tra questi in testa il passaggio di tutti i lavoratori con tutti i diritti acquisiti. Naturalmente la Mermec in fase di consultazione sindacale ha resistito e quindi è stato istruito un tavolo regionale in cui la Regione Basilicata ha fatto alcune proposte alla Mermec per cercare di superare la problematica legata alla rioccupazione di tutto il personale. È stato sottoscritto in data 5 agosto un verbale da tutte le parti, quindi tutte le organizzazioni sindacali, Mermec, l'amministrazione straordinaria, con anche l'associazione datoriale di riferimento di Ferrosud, che è Confapi, che sta facendo un gran lavoro, diciamo, di concertazione. E quindi in quel verbale ci sono scritti alcuni punti su cui la Mermec ci sta lavorando, solo che, diciamo, secondo noi sta prendendo troppo tempo, perché naturalmente, diciamo, ogni giorno che passa è un aggravio dal punto di vista sociale sui lavoratori, perché sappiamo bene tutti il momento che stiamo vivendo, e con 900 euro di cassa integrazione, cioè non è che non si arriva a fine mese, non si arriva alla seconda settimana del mese. Quindi bisogna fare in fretta, bisogna fare le cose fatte bene, ma bisogna farle in fretta. Ecco, ricordiamo quanti sono i lavoratori che insomma, sono in cassa integrazione, la forza lavoro della Ferrosud e quanti ne vorrebbe assumere rispetto a questo numero la Mermec? Allora, attualmente sono 65 lavoratori, dipendenti tra impiegati e operai e sono tutti quanti, il 90% e più, sono in cassa integrazione a 0 ore. Quindi la fabbrica, voglio precisare, è completamente ferma, non ci sono commesse, non c'è liquidità, quindi la situazione è da libri in tribunale. Mermec voleva assumere, perché adesso non lo sappiamo, a fronte, diciamo, delle proposte della Regione Basilicata, una decina di unità, con l'impegno eventualmente, se, diciamo, i piani industriali andavano in un certo verso, al riassorbimento senza vincoli graduale della restante parte. Noi invece puntiamo all'assunzione totale di tutto il personale, già in questa fase precisare bene tempi e modalità con cui tutto il personale deve traghettare da Ferrosud a Mermec. E quali sono le proposte che la Regione Basilicata ha fatto per, diciamo, ammorbidire questa posizione della Mermec? Sostanzialmente sono due.
Uno, un programma di reindustrializzazione, per cui quel sito necessita di grossi investimenti. Questi grossi investimenti, molto corposi, perché è da anni che quel sito non viene manutenzionato, è un grande sito che accoglieva prima 800 unità, oggi diciamo, è sovradimensionato rispetto alla forza lavoro attuale, ma il programma di Mermec, essendo leader del settore ferroviario per alcune attività che non sono quelle specifiche di Ferrosud, su cui si dovrebbe anche cimentare in parte, sono quelle di accompagnare, come fatto per altre aziende, voglio portare ad esempio il programma della Cobox in Val Basento, diciamo fotocopia di quelle proposte, di un piano di reindustrializzazione, in più un piano di formazione e riqualificazione del personale, perché diciamo, anche le lavorazioni attuali sono cambiate, devono stare al passo col tempo, c'è tutta questa rivoluzione dal punto di vista energetica e vanno diciamo, fatti alcuni interventi sia dal punto di vista formativo di riqualificazione sia dal punto di vista degli investimenti. Quindi gli uffici della regione stanno lavorando con Mermec per diciamo, trovare soluzioni affinché si possa presentare un piano industriale che contenga le attività per tutto il personale. Ecco, c'è una data in cui la Mermec dovrà esprimersi, insomma, si dovrà divenire, insomma, una dichiarazione di intenti rispetto a quello che si vorrà fare? La Mermec ha chiesto altri 30 giorni di proroga della procedura di consultazione sindacale che scadeva il 16 di ottobre, per cui ha preso tempo fino al 16 novembre. Io credo che la data massima entro la quale le parti devono sciogliere definitivamente il nodo deve essere la fine di novembre, perché il 15, entro la metà di dicembre, c'è la scadenza degli ammortizzatori sociali. Gli ammortizzatori sociali sono legati a delle specificità dell'amministrazione straordinaria che secondo me in queste condizioni non sono replicabili. Quindi se il 30, se entro la fine del mese di novembre c'è fumata nera con Mermec, bisogna capire come andare avanti in altri versi, perché i lavoratori non possono essere diciamo, lasciati in un limbo senza gli ammortizzatori sociali. Quindi i tempi non li detta né la Mermec né tantomeno l'amministrazione straordinaria, ma li detta l'esigenza primaria di mantenere un minimo reddito ai lavoratori. Quindi noi, ecco perché come FIOM CGIL, ma so anche diciamo, le altre organizzazioni sindacali con cui abbiamo una visione un po' differente della gestione dell'avvertenza, abbiamo chiesto alla Regione Basilicata di riconvocarci per fare anche nell'ambito di questi 30 giorni diciamo, una verifica in itinere della situazione e quindi diciamo, vedere se ci sono delle problematiche da smussare per arrivare entro diciamo, i tempi che si è dato Mermec, credo altri 30 giorni, a risolvere qualsiasi problematica che possa essere ostativa rispetto al rilancio dello stabilimento. Ecco, Girasole, ultima domanda, diciamo così, un pochino catastrofista, ma se alla fine di questo del mese di novembre non dovesse arrivare diciamo, un accordo tra le parti rispetto a quello che si vorrà fare, la Mermec andrebbe proprio fuori dalla trattativa e si va di nuovo, diciamo, all'asta per quanto riguarda l'azienda, oppure cosa? Oppure cosa succede? La Mermec diciamo, ha versato anche la quota prevista nel disciplinare d'asta, quindi non so se Mermec deciderà di arretrare rispetto a questo. Io spero proprio di no e lo faccia prendendo tutto il personale. Potrebbe anche decidere di acquisire il tutto non prendendo il personale, per cui poi noi come sindacato dovremmo mettere in campo tutto quello che sono le nostre la nostra cassetta degli attrezzi per risolvere questa situazione. Se dovesse saltare la trattativa, diciamo la vendita a Mermec, non è detto che ci sia una nuova asta, perché eventualmente anche diciamo, con il nuovo governo del Ministero dello Sviluppo Economico potrebbero anche decidere di staccare la spina e quindi andare verso il fallimento, perché ricordo a tutti che non più tardi di un anno e mezzo fa diciamo, Ferrosud è arrivata in Camera di Consiglio per il fallimento presso il Tribunale di Matera, quindi il rischio è grosso, quindi ecco perché la partita ce la dobbiamo giocare tutta
e la regione Basilicata credo che debba avere un ruolo fondamentale rispetto a convincere Mermec che quello è un sito che potrebbe essere una svolta sia per il territorio sia per la stessa Mermec. Grazie, chiarissimo Maurizio Girasole, grazie per quello che ci ha detto, insomma speriamo che tutto ciò ovviamente si risolva per il meglio. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata.